cittadina di Fontenuova, in provincia di Roma, apre all'arte del cioccolato. Nella stessa settimana nella quale si svolge l'Euro Chocolate, a Perugia, si propone la festa del cioccolato. L'evento si è svolto principalmente in piazza Padre Pio, dove si poteva degustare il cioccolato, ma non solo. L'iniziativa è stata ideata e promossa dal comune di Fontenuova e da Don Paolo Girardi, parroco della città, in concomitanza con la dedicazione della parrocchia a Gesù Maestro e con il compleanno del comune di Fontenuova. Presente in piazza, oltre ai banchi per la vendita del cioccolato in tutte le sue forme, all'arancio, al peperoncino, alla menta, è stato allestito per tutta la giornata un piccolo museo del cioccolato, con teche di vetro contenenti i pezzi storici delle fabbriche di cioccolato, con alcuni strumenti risalenti all'età dei Maya, che già allora servivano per la lavorazione del cacao. Nel pomeriggio poi una scuola di tecniche e lavorazioni antiche unite al cioccolato. A completare l'opera poi la sfilata, avuta luogo di mattina, delle automobili storiche, rimaste parcheggiate sulla via Nomentana fino alla conclusione dell'evento. Hanno sfilato automobili d'eccezione, alcune risalenti anche al 1924 e al 1915. In piazza anche una pesca, prodotti tipici, pizza, carne cotta alla griglia, nonché l'esibizione della banda delle majorette locali. Molto positivo il commento del sindaco di Fontenuova, Graziano Di Buò, che si dice soddisfatto soprattutto della collaborazione tra la parrocchia, il comune e tutte le forze impegnate sul territorio, come la Croce Rossa o la stessa banda musicale. Alta la partecipazione dei cittadini, nonostante il tempo abbia, la mattina, minacciato di mandare tutto all'aria. Felice e soddisfatto dell'evento anche il parroco di Torlupara, che si augura un bis per l'anno prossimo. Quest'anno è il decimo anniversario della dedicazione della nostra chiesa di Gesù Maestro e, essendo una scadenza importante, si parlava insieme al sindaco di inventare qualche cosa, anche perché negli stessi giorni, il 15 di ottobre, è l'anniversario dell'istituzione del comune di Fontenuova. E essendo tutti e due impegnati, sia la comunità parrocchiale sia il comune, a vedere, a provvedere per cercare di creare sempre di più un'identità del luogo, con momenti aggregativi, con momenti di incontro, di festa, allora si è pensato di prendere un'iniziativa insieme parrocchia e comune per far sì appunto che la gente abbia la possibilità di uscire e trovare un qualche cosa di nuovo, di bello per attirare la gente. E quindi si è pensato a questa festa del cioccolato che abbiamo realizzato insieme, parrocchia e comune, e proprio per ricordare queste due ricorrenze, dove non si può pensare ad una realtà, ad un territorio sempre solo con le divisioni, la parrocchia è una cosa e il comune è un'altra, perché la gente coincide. La gente della parrocchia è la stessa del territorio, è la stessa del comune, e quindi unire le forze per cercare di offrire qualcosa a questa popolazione, cosa che il comune fa già di per sé con tante iniziative, la parrocchia fa anche con altre iniziative, pensiamo alla festa del Sacro Cuore, pensiamo ad altri momenti di aggregazione, però un qualche cosa pensato insieme, studiato insieme, realizzato insieme, sudato insieme, e questo è anche un segno per la cittadinanza e penso che Torlupara ne abbia bisogno. Ed ecco quindi questa iniziativa che, nonostante la pioggia iniziale, poi va verso la conclusione con il sole, una iniziativa sicuramente dolce che tira su il morale a chi è demoralizzato e a chi è depresso, e pensiamo che questo, speriamo che almeno tutto questo possa durare per un altro anno, fino al prossimo anno quando faremo la seconda iniziativa.